שלום לכם כרגרי, עוד שמס השם שתהיה מסכת שבועות דף ט"ז, אורי ניציאמו, דרה סקונדה ליגה בסופרה. מסוימת רק במשנה, קדישה, כל שלא נעשית בכל אלו, צ'וה, סה נון פצ'רו סקונדו לפלסי, דלה צ'רימוניה, סיה פר קונסקררה אונה פרטה ג'ונטיבה, della città di Gerusalemme oppure di una parte aggiuntiva all'atrio del santuario, allora se uno entra lì non è colpevole perché quella parte non fu consacrata e non fu, cioè scusi, non fu santificata meglio. Itmar fu detto nella sala di studio che Ravuna Amar Bekol Elutman che il testo corretto è Bekol Elutnan, con tutte queste parti della cerimonia, cioè che serve, occorre che sia presente il re, il Sanedrin, e Urim Tumim, e i due pani del Korban Todah per la città, o Sherit Mincha per il santuario, mentre invece Rav Nachman Amar Be'achad Mikolelu, no, è sufficiente una Be'achad Mikolelu Tnan, che è solo uno di essi, non è necessaria, non sono necessarie tutte le cose che abbiamo visto nella Mishnah, è sufficiente una di essi. Ravuna Amar Be'kolelu Tnan, abbiamo studiato che sono necessarie tutte le cose, che Sabar, Kedushah Rishonah, Kedushah Rishata, Kedushah Rishonah, che secondo Ravuna, che la prima santificazione che fu santificata da Shlomo HaMelech durante l'inaugurazione del primo santuario, e la santità rimase anche se gli ebrei furono esiliati e il santuario fu distrutto due volte, tuttavia la santità è rimasta. E perciò se ritornano, e perciò quando tornarono per la ricostruzione del secondo santuario, la santità rimase. E ciò che tutta la procedura che fece Ezra, Ezra Zecher Be'alma Udeavad, e tutta la procedura e la cerimonia che lui fece è solo per insegnare queste leggi più che altro, ma non perché veramente tutto ciò era necessario. Mentre invece Rav Nachman Amar Be'achad Be'kolelu Tnan, che è sufficiente una di queste cose. E lui, che sa far, lui è dell'opinione che Kedushah Rishonah Kedushah Rishata Ve'lo Kedushah Rishata, che la prima santità, dal momento che gli ebrei furono esiliati, questa santità fu abrogata e non tornò più a essere santificata, perciò erano necessarie queste prassi per risantificare nuovamente. Ezra Kedush e Kadesh, infatti Ezra santificò quello che santificò, Avagav de Lohavu Urim Tumim, benché non erano presenti, erano presenti Urim Tumim, quella pergamena sacra che era sulla placca pettorale del Kohen Gadol. Itivei, ma chiese Rava le Rav Nachman, kol shelo naset b'kol elo, c'è scritto se non furono fatte tutte queste cose, non c'è scritto che fate una cosa. Rispose Rav Nachman, no, se ne be'achat mikol, devi cambiare la versione e dire che invece la versione è be'achat mikol, è una di queste cose. Tashma adesso porta una dimostrazione, e la Gemara o forse Rava, Tashma, Abba Shaul Omer, Shnei Bitz'in, Hayu Be'ar Mishcha, vi erano due paludi sul monte Har Mishcha, che era Har Zitim, il monte degli olivi, vicino a Gerusalemme, Tachtona Bidona, una inferiore e una superiore, Tachtona Katsha Be'kolelu, palude, immagino intende palude, intende la zona, forse era chiamata così, e non credo che è molto salutare
vivere una palude. E perciò Tartonani cacciava colero che la palude inferiore fu santificata per mezzo di questa cerimonia completa con tutte le cose che abbiamo elencate nella Mishnah, mentre invece Elionah non cacciava colero, mentre invece la superiore no. Beh, fu santificata ella Beolegola e fu santificata per mezzo di coloro che tornarono a Gerusalemme dopo l'esilio dei 70 anni, che tornarono dalla Babilonia e per la ricostruzione del secondo santuario. E la ragione per la quale fecero così, che la santificarono comunque in una certa maniera, che benché non era la prassi normale, affinché gli ebrei siano più zeloti nel difendere quella zona, poiché avevano molti nemici, particolarmente i samaritani, che erano feroci nemici. E infatti non era presente Shiloh Bemeh, non era presente né il re Shiloh Urim Tumim, non era presente Urim Tumim. Mentre invece Tartonà, Shaita Kedusha Gemura, la palude inferiore, la sua santificazione fu completata, è completa, e a me arez nechassim misham ochlim misham kodashim kalim. E a me arez, ovviamente si riferisce a coloro, a me arez normalmente significa ignoranti, ma qui generalmente nel Talmud a me arez si intende coloro che non sono. E veramente sono anche ignoranti, ma anche perché non sono scrupolosi nell'osservanza di diverse mitzvot. E loro entravano c'è da sapere che abbiamo menzionato già questo alcune volte, che ci sono certi sacrifici che possono essere mangiati solo nel santuario, Kodeshim Kodeshim solo nel santuario, e Kodeshim Kalim possono essere consumati dentro la città di Gerusalemme, dentro le mura. Però dal momento che la carne viene portata all'infuori delle mura, diventa invalida. E questi Amares, Nechassim Misham, Ochlim Misham, Kodashim Kalim, che loro mangiavano i sacrifici, e Kodashim Kalim, i sacrifici che avevano la santità più leggera, era permesso di mangiarli dentro la città di Gerusalemme, li mangiavano e in una zona, questa cioè nella zona che abbiamo detto, la zona superiore, la palude superiore, che non era perfettamente in regola perché non fecero la prassi completa, però riguardo a Maser Sheni erano molto scrupolosi in mangiarlo dentro le mura della città interna, cioè c'è da capire che c'erano qui come due zone: c'era una città, la più interna, che era circondata da mura, e c'era un'altra zona che era anche circondata da mura, cioè c'era una zona interna, la Gerusalemme interna e la Gerusalemme esterna. Perciò questa gente che non erano scrupolosi a Meharetz mangiavano i sacrifici che avevano Kodashim Kalim nella parte esterna di Gerusalemme. Veramente non dovevano mangiare la parte interna, però Maaser Sheni erano molto attenti a mangiare la parte interna. Perché? Perché siccome Chazal dicono che colui che è scrupoloso nel compimento della mitzvah di Masrot, delle decime, se che e gli viene promesso che si arricchirà, e perciò per questo scopo erano scrupolosi, poiché c'è scritto nella Torah che uno deve fare deve fare vidui, vidui maser, c'è scritto chiaramente nella Torah, deve confessare se compiete, deve dire: Assetti che ho lasciato i civitani,
Ho compiuto tutto ciò che Hashem mi ha ricomandato. Perciò non si può dire una bugia a Hashem. E perciò erano molto scrupolosi nel mangiare Maser Sheni nella parte interna di Gerusalemme, la Gerusalemme interna, che lì, senza tutti sono d'accordo che quella era santificata senza alcun dubbio. Sì, Haverim, però i saggi, Haverim erano coloro che si erano impegnati di osservare scrupolosamente le mitzvot le mitzvot di, per esempio, Trumot Masrot, le carni di sacrifici e tutte le leggi delle purità e impurità. E loro io chlim sham kodeshim kalim u maser sheni, ma i saggi mangiavano, io dico saggi perché Haverim è come un membro di un club, questo si intende, Haverim come un membro della società, che sono scrupolosi, questo si intende. Però dico saggi perché erano saggi, solo i saggi erano Haverim, se uno era un amare se non poteva essere Haver. E loro mangiavano sia i kodeshim kalim che il Maser Sheni nella parte interna di Gerusalemme, cioè si comportava in maniera corretta. E Yonah Shelo Hayta Kedushat HaGvura Ami Haaretz Nichnasim Sham V'Ochlim Sham Kodashim Kalim. Mentre invece gli Ami Haaretz mangiavano nella parte esterna, nella Gerusalemme esterna, cioè all'infuori dei muri di cinta e della parte interna, all'infuori. Però i saggi non erano d'accordo con ciò. Però loro dicevano che siccome c'è il muro di cinta, allora va bene, non volevano dare retta ai saggi e non volevano andare a cercare un posto dove mangiare, eccetera, di fare uno sforzo in più. Avalò Maser Sheni, che quelli, come ho detto, erano molto attenti. Mentre invece i Haverim, i saggi o questi membri del club, non mangiavano nella parte esterna, cioè nella Gerusalemme esterna, al di fuori delle mura interne, né i Kodashim Kalim, né i sacrifici più leggeri, e né Maser Sheni. Umipnei ma lo kideshua, per quella ragione non santificarono questa parte esterna. Shen mosifim la irva la zarot e la bemelach ben aviv urim etumim sanedrin shel 71 uvishtet odot vishir. Che come ho visto nella Mishnah che non si può santificare una parte aggiuntiva della città e né all'atrio del santuario, bensì solo nella presenza del re e di un profeta e di urim etumim e del sinedrio di 71 saggi e dei due pani del sacrificio Todà e dell'accompagnamento musicale di strumenti musicali. Quando tornarono dall'esilio babilonese non vi erano tutte queste cose, e perciò non potevano santificarla. Velama che c'è. Allora, per quale ragione la santificarono? In fin dei conti, questa santificazione è invalida. E chiara, ma come lama che c'è? Come fai a chiedere una domanda al lama che c'è? Per quale ragione la santificarono? Amata lo che c'è. Abbiamo appena detto che non l'hanno santificata. E la spiega lama ichnessua, per quale ragione aggiunsero questa parte della città di Plesh Torpa, perché era una zona debole, cioè sarebbe potuta essere stata conquistata facilmente da un esercito assediante. E perciò Plesh Torpa che era una parte più debole e più fallibile della città, Venohai li kavesh misham, sarebbe stato più facile
essere conquistata da quella parte. E vediamo perciò che questa parte esterna di Gerusalemme non fu santificata correttamente. E perciò vediamo che questa è una confutazione contro ciò che disse Nachman. Nachman disse che è sufficiente una di queste condizioni, invece vediamo che, ho visto questa verità, che erano necessarie tutte queste cose, queste condizioni. Ciò risponde a Manà che Tanai, veramente è una disputa tra Tanaim, poiché di Tanai mostrate una verità, Arno Abeliezer, Shamati, Kshayu Bonim, Bayachal, Asuklaim, Leachal, che quando stavano in mezzo a costruzione del santuario, durante la ricostruzione del tempo di Ezra, mettevano delle cortine come una separazione e prima che furono costruite Uklaim e Azarot, e mettevano anche delle cortine per l'atrio del santuario, cioè per il cortile del santuario. Grazie a Bechal Bonim Bechutz o Bazarot Bonim Bifnim, che mettevano queste cortine in una maniera che per il santuario mettevano queste cortine dal lato interno dei muri, perciò quando costruivano, costruivano all'infuori di queste cortine, non vedevano quello che c'è dentro, mentre invece quando costruivano il muro esterno dell'Azara, dell'atrio, mettevano queste cortine fuori e loro costruivano da dentro. Amra Yeshua, Shamati, ho udito se Macrivin Afalpishen Bait, che si può offrire sacrifici benché non c'è il santuario non ancora non, era fu già distrutto al tempo di Yeshua, e che Ochrin Kochek Doshim Afalpishen Klaim, che si possono mangiare sacrifici anche del livello più alto, quelli che possono essere mangiati solo dentro il santuario, benché non ci sono non c'è l'atrio e non c'è un muro tutto attorno e non ci sono neanche, qui ha detto Claim che sono come cortine, ma si intende che non c'è un muro attorno all'atrio, e che quando c'è un calino Maser Sheni Afalpisce En Choma, che si possono mangiare i sacrifici della santità più leggera e si può mangiare Maser Sheni nella città di Gerusalemme benché non vi è un muro di cinta. Mipneshe Kedusha Rishona, chi c'ha le Shata, chi c'ha le Tedevo, poiché la prima santificazione del tempo di Shlomo Melech fu conservata anche se andarono in esilio, che il santuario e la città furono distrutte. Yagmara, la Michal Eliezer, scusi, la Michal della Eliezer, Savar, lo chi c'ha le Tedevo, forse si può dedurre da ciò che Rabbi Eliezer, che la sua opinione è che queste santificazioni furono obliterate e perciò non furono, e la santità non rimase, e perciò dovettero risantificare nuovamente quando ricostruirono secondo il santuario. Amrei Ravina Ravashi, Mimai, da dove sai ciò che è una disputa? Forse Dilma le Kule Alma, invece, forse entrambi sono d'accordo, che anche Rabbi Eliezer è d'accordo che Kedushat Rishona Kicia Lishata Vikicia della Titlavo, che la prima santità rimase e fu conservata anche per il futuro. Umar, mai deshami alei kemar, umai mai deshami alei kemar. Ognuno disse ciò che udì dai suoi maestri, ma non è detto che vi era una disputa tra di loro. Vedete, ma claim le Rabbi Eliezer Lamali, ma allora se chiederesti per quale ragione secondo Rabbi Eliezer, e Rabbi Eliezer menzionò che metterono delle cortine, per quale ragione misero queste cortine? La ragione è l'itzinuta be'alma, per nascondere le cose, che non è bello che la gente passa e vede quello che i Kohanim sacrificano e quello che fanno nel santuario, deve essere una certa privacy, e deve essere celato, non deve essere pubblico. E la Hanetanai di Tanya, invece. E questi sono i veramente questi sono i Tanaim che veramente disputano, che Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Lama Anochi Chachamim et Elu, per quella ragione i saggi menzionarono nella Mishnah che non è la nostra Mishnah, c'è un'altra Mishnah che menzionarono,
che vi è una lista di città che erano circondate da mura dai tempi di Yoshua. Vi sono alcune leggi particolari riguardo a ciò, per esempio Betea Rehoma, che è uno che acquista, che possiede uno che acquista una casa in una città circondata da mura dai tempi di Yoshua, che ha un din min haTorah di Beit Rehoma, Beit di una città che ha un muro di cinta. Se la vende, ha un anno per redimere questa casa, e se no la perde per sempre. Mentre invece uno che vende una casa altrove può sempre redimere, e se non, e se la vende, gli ritorna del Yovel, nel Giubileo. E c'è anche, sappiamo, il din di queste città che avevano le mura di cinta di tempo di Yeshua, che per esempio di Purim, si festeggia il Purim il 15 e non il 14. E adesso la questione è che c'è una Mishnah che menziona alcune di queste città, ma non le menziona tutte. Adesso la questione è perché menziona solo una parte e non menziona tutte. E perciò spiega che Shealubni Gola, quando gli ebrei tornarono dall'esilio dalla Babilonia per Israele, Mazzu Elo Vekicium, che trovarono queste città menzionate nella Mishnah, e Avarishonol Batlum Mishbatla Aretz, e santificarono le città che trovarono, però le prime città che erano e che avevano i muri di cinta prima che furono distrutte durante l'esilio del primo santuario, la loro santità fu annullata e fu annullata anche la santità della terra di Israele, perciò Anak Sabar sulla Rishon Akich Alei Shaddai velo Akich Alei Tidavo. Perciò vediamo che l'opinione di Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, che questa santità fu abrogata, e perciò dovettero santificarla nuovamente. Ma c'è un problema con ciò, perché invece troviamo un'altra braità che dice che questo stesso Tanà, cioè Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, lui è l'opinione che invece sì, la santità rimase anche in futuro, poiché chiede adesso Vehi Elo Bilbadayo, che c'erano solo queste città che avevano muro di cinta, ma c'è scritto nella Torah che Shishim ir kol hevel argo mamlechet Og babashan, kol ele arim bezorot choma gevoa. C'è scritto esplicitamente nella Torah che c'erano 60 città e non quelle città, mi pare che erano menzionate nella Mishnah, 8 città. Ela lama manu chachamim etelo. Per quella ragione i saggi menzionano solo queste, mi pare che sono 8 città. Poiché Shealub Bnei Gola Matzu Ele Vekicium, che quando tornarono, gli ebrei tornarono dall'esilio, dalla Babilonia, e trovarono queste città, le occuparono e le santificarono. Chiede Mara, Kicium Hashta Amrinan Lekaman dell'Ozea Kiddush. Ma se diciamo che la santificazione era anche per il futuro, allora non era necessario santificarle nuovamente. Ela mazzu elo umenaum. No, non intende dire che le santificarono, bensì le menzionarono nella Mishnah. Velo elo bilbad. E non solo queste. Ela kol sheta alevi adcha, ma solo me avotecha, shemukefe chomai mimot yishua binun. Kol mitzvot elo noagot ba, mipnei shekdusha rishona kicha lishata vikicha latiedavo. Vediamo che dice la verità, che tutte le mitzvot che sono rilevanti per questi tipi di città che hanno muri di cinta, tutte le mitzvot che riguardanti a città che avevano muri di cinta nel tempo di Yeshua Ben Nun,
che sono, queste città hanno le stesse mitzvot rilevanti anche adesso, poiché la santità iniziale che santificò Shlomo Melech è continuata anche nel secondo santuario, nel periodo del secondo santuario. Perciò che Agmara, Kasha Adrabi Shmuel Barabiosi, Adrabi Shmuel Barabiosi. Allora vediamo che c'è una contraddizione, cioè questo stesso Tanà dice due Braitot che sono contraddittorie. Risponde Agmara, i Baitei, ma tre Tanai arriva Adrabi Shmuel Barabiosi. Oppure una possibilità è che se veramente sono due Tanaim, che ognuno esprime l'opinione di Rabbi Shmuel Bar Yossi, però una di esse naturalmente è incorretta, che Rabbi Shmuel Bar Yossi aveva solo un'opinione, non aveva due opinioni. E perciò ognuno, uno di essi si è sbagliato. Vibai tema, chada minayo, Rabbi Eleazar Bar Yossi amra. Ma dice che la Mora no, che veramente non era una di queste Braitot, è un errore, non era, l'autore non era Rabbi Shmuel Bar Yossi, ma bensì un altro autore, cioè Rabbi Eleazar Bar Yossi, poiché c'è scritto Asher Lochoma riguardo alle, quello che abbiamo detto, una città, scusi, in una casa, in una città che ha muro di cinta. C'è scritto la Torah, Asher lo chomah, c'è scritto lo, c'è scritto Lamed Vav Aleph. E Chazal dicono, leggi lo, che lo per lui, con Vav, senza Aleph. Ma veramente c'è scritto lo con Aleph, che vuol dire che no. Perciò interpreta Rabbi Lazar Bar Yossi, che Afa Pishen lo Achshav, che benché non ha il muro di cinta adesso, Vayalo Kodem Lachen, che però siccome aveva prima, perciò la santità è rimasta. E perciò vediamo che esiste questa opinione, che c'è questo Tanà, che la santità rimase. E abbiamo studiato nella Mishnah che Nitma Bazara ve ne il mami meno tuma, e adesso un altro soggetto, che se una persona stava nel santuario e mentre stava dentro il santuario diventò impuro, fu toccato da qualche impurità e fu inconsapevole di questa impurità e si prostrò o se rimase nel santuario, che è colpevole e deve offrire un sacrificio al Khatat, anche se era inconsapevole. Chi Agmara, Tuma Bazara Minala, dove sappiamo che una persona che era nel santuario, che diventò impuro nel santuario, che se rimase in santuario, che deve offrire un sacrificio, Amar Belazar, Ketuba Chadomer, Yitushkan Hashem Timeh, che c'è scritto un verso che rese impuro il santuario di Hashem, e c'è scritto lì anche il castigo, Nechetah Nefeshai, che riceve Karet. Bektove Chadomer, un altro verso dice che Birchetah Nefshai Mitochakal, chi è Mikdash Hashem Timeh, che no, un altro verso che dice più o meno lo stesso, che causò l'impurità al santuario, e Veime no inyan le tuma shibachutz, ne onyan le tuma shibifnim. E siccome riguardo al caso che fu reso impuro quando era fuori dal santuario, entrò in stato di impurità, e siccome ci sono questi due versi, allora diciamo che un verso è per insegnare il caso che fu reso impuro mentre fuori dal santuario, e l'altro verso, che più o meno dice lo stesso, si tratta del caso che fu reso impuro mentre era dentro il santuario. Ma Chiagmarà, ma come fai a dire che questi versi sono, diciamo, sono superflui, che c'è, diciamo, un, almeno non due, ma almeno un verso superfluo per insegnare, e perciò ogni verso insegna qualcos'altro? Come si può dire? E
amministrazioni veramente questi due versi sono necessari, poiché i dettagli mostrati la verità. Rabbi Lazar Omer, Ibn Ne'emar Mishkan, Lama Ne'emar Mikdash, Ibn Ne'emar Mikdash, Lama Ne'emar Mishkan. Per quella ragione sono menzionati due appellativi per il santuario, uno è Mikdash, uno è diciamo tabernacolo e uno santuario. Adesso spiega, Ibn Ne'emar Mishkan, Velo Ne'emar Mikdash, se fosse scritto, avesse scritto solo Mishkan, cioè il tabernacolo, e non avesse scritto santuario, Ayit Omer, Amishkan e Chayav, che sarebbe colpevole, cioè dovrebbe offrire un sacrificio se fosse entrato in stato di impurità nel tabernacolo. Sharei Mashua Peshem Mishkan, poiché il tabernacolo fu unto con l'olio santificato, mentre invece Bermigdash lo Yachav, e per il santuario non deve essere colpevole, poiché non fu unto con l'olio santificato. E adesso contrario, Vimne Mamigdash lo Neman Mishkan, Ayit Omer, che avesse detto solo santuario e non tabernacolo, avrei potuto dire Mamigdash Yechaya, sarebbe colpevole solo nel caso del santuario, poiché Sharek Dushatok, Dushatolam, poiché la sua santità è eterna, mentre invece per il tabernacolo non sarebbe colpevole, cioè non dovrebbe offrire un sacrificio, poiché la sua santità era temporanea. Le carne mal Mishkan, le carne mal Mikdash. Per questa ragione sono scritte entrambe queste due espressioni diverse. Rabbi Lazar, Arika Kashere. Rabbi Lazar ha questa difficoltà. Mikdi. Consegniamo Mishkan, Ikrim, Mikdash, Mikdash, Ikrim, Mishkan. Entrambi sono chiamati con un nome diverso, cioè il santuario viene chiamato anche Mikdash e anche Mishkan. Ma allora Nichtov o Idi Vidi Mikdash o Idi Vidi Mishkan. Allora che la Torah scriva o sempre scriva Mishkan o scriva sempre Mikdash. Per quella ragione scrive, cambia. C'è scritto una volta Mishkan, una volta Mikdash. Mishkan, Mikdash, la lì. Per quella ragione sono menzionate entrambe queste espressioni. Perciò è necessario per insegnarci entrambe queste leggi, anche quando uno fu reso impuro fuori e anche quando uno fu reso impuro dentro. Chiaram bishlama mikdash ikre mishkan. Ma si può capire che il santuario chiamato tabernacolo, Dichtiv, qui c'è un verso che dice Venatati Mishkani Betocham, Betochem, scusi, che metterò il mio santuario in mezzo a voi, e ciò si riferisce al santuario. E la Mishkan di Ikre Mikdash Minala, dove sappiamo che il tabernacolo è chiamato Mikdash, Ilema, se vogliamo dire. Io dico tabernacolo perché delle volte si riferisce al tabernacolo, delle volte si riferisce al santuario. Ma generalmente si riferisce al santuario, veramente. Ilema, se vogliamo dire che, poiché mi dichtiv c'è scritto Venasu hakeativ non sia mikdash, au baronktiv, se vogliamo dire che c'è scritto mikdash, ma in quel caso, in questo verso, Venasu hakeativ non sia mikdash, che i Keatim viaggeranno, che portavano il Mikdash. Qui ha un senso diverso, che si riferisce all'arca, ma non si riferisce al santuario. E la Meacha, però questo è il verso che è veramente decisivo, poiché c'è scritto Vasgur Mikdash Shachanti Bitochem, e anche c'è scritto Uchtiv, Kehol Asher Animare Otcha Et Tavnit HaMishkan. Perciò vediamo che cambia queste due espressioni, perciò sono necessarie entrambe queste due espressioni. Adesso abbiamo studiato che se uno entra in santuario per il tempo e permane lì per il tempo che è necessario per prostrarsi, o che rimase, o se per prostrarsi veramente, oppure per il tempo che dura per prostrarsi, allora è colpevole, se è stato in impurità naturalmente, e deve offrire un sacrificio variabile.
אמר רב, לא שנו, אלא שהשתחווה כלפי פנים. Questo solo se era in direzione verso il centro del santuario, però se aveva clapi chutz, però se si prostrò e stava in direzione della porta, stava per uscire, perciò sha'a ino sha'alo, perciò se rimase nel santuario per un certo periodo, vedremo subito quale periodo, allora è colpevole, se no no. Perciò se uscì immediatamente e diciamo che era un ginnasta, era capace di fare un'acrobazia, di prostrarsi e immediatamente uscire, non è colpevole. Altri invece dicono che lo studiano diversamente, poiché dicono che Osha Birdem Shtachava, rimase per quel periodo, indugiò, rimase per quel periodo in più che ci vuole per prostrarsi, Michal di Shtachava Gufa Bai Sheia, ciò vuol dire, ciò dimostra che per prostrarsi dura un certo periodo, ciò vuol dire che questo periodo che dura, questo è il periodo che lui che si trattenne. La seconda spiega, questa è l'intenzione, questa è la spiegazione. Ishtachava klapiprim, se si frustrò verso dentro, oppure o shakideshtachava, oppure si trattenne per il periodo di tempo che ci vuole per prostrarsi, beachishtachava de klapichutz chayav. Se si prostrò, la stessa maniera come uno si sarebbe prostrato per verso fuori, allora è colpevole. Oppure si potrebbe spiegare che ciò che dice con qui la Gemara, Beachishtachava del Klapechutz, Chayav, e se si prostrò verso fuori, e veramente non è molto chiaro. Adesso la Gemara spiegherà un po' meglio di questo brano. Adesso si spiega. Chi è Gemara? Echidami, che caso si tratta? Ishtachava di Itba Sheia, Echidami, Ishtachava di Letba Sheia. Cosa si intende per una prostrazione? E quando uno si prostra, se vi è un indugio oppure no, o c'è un se vi è, si trattenne e per se un po' di tempo rimase lì, più tempo che necessario. Secondo qua, delle sceglie Zocria Bealma, che se e non vi è indugio, questo si riferisce a un inchino, con un inchino semplicemente. Però se vi è un indugio e si trattenne, questo si riferisce al prostramento. Chi è là? Quanto è il tempo che dura l'indugio che rimase in più per prostrarsi? Pligeva, vi è una disputa tra Rabbi Yitzchak Bar Nachmani e Chad di me, è un altro saggio umano, chi è? Rabbi Shimon ben Pasi. Vamri in altri dicono invece che era Rabbi Shimon ben Pasi e Chad di me, umano, Rabbi Yitzchak Bar Nachmani, chiaramente è la stessa cosa, però la differenza è qui, vamri là, invece questa, altri dicono, qui fa una differenza, che invece l'altro saggio era Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Bechadamar, che membre de Haipsuka, che uno disse, come dice il verso, adesso menziona qual è il verso, Bechadamar, subito lo dirà, Bechadamar, che Yechreu le Seifa, come verso che dice, cioè, che membre de Haipsuka vuol dire il tempo che dura per dire il verso. Cioè il tempo che ci vuole per quindi il verso, questo è il tempo che uno che indugia e si trattiene nel santuario, oltre questo tempo, che è colpevole. E adesso dici qual è il verso. Adesso dalla parola mi vaichru le seifa, dalla parola da qui, vaichru apai marza alla ritzva vaishtachavu, veodot l'Hashem kitov kilo amchazdo, se
uno si trattenne per il periodo che ci vuole di dire questo verso, Vechreu appai arza alla rizpa, Vashtachavu, Vodot Hashem, Kitov, Kilom Chazò, allora è colpevole. Se meno di questo tempo non è colpevole. Abbiamo studiato in una breta, Trambalan, Kidà alla Paim. L'espressione Kidà, cioè diciamo prostrazione, è alla Paim, sulla, quando uno si prostra sulla faccia, però c'è chi spiega che non è prostrazione, ma invece è un inchino che uno si inchina e riesce a toccare con la faccia fino per terra. E la Gemara dice che era Shimon Gamliel, vale, che era l'unico che era capace di farlo. Una volta Ula cercò di dimostrare, fece una dimostrazione di questa Kida, questo inchino, diciamo, non è prostrazione, è inchino, ma inchino che riesce a toccare con la faccia per terra. E non so chi è capace di farlo, però c'è gente che è capace di farlo. Pare che ho visto qualcuno capace di farlo. E una volta Ula fece questa dimostrazione, e mentre lo fece, dislocò il femore, e da quel giorno in poi zoppicò. Purtroppo. Vehen Omer, Batikot Batsheva, Pai Marza. E anche Batsheva fece così. Si inchinò, non si prostrò, si inchinò, toccando la faccia per terra. Cria, cos'è cria? Cria al birkai, inginocchiamento. Vechen omer mikro al birkav, inginocchiarsi. Ishtachava, prostrazione. Zoppishuti ad Avraham, uno che stende le mani e i piedi completamente. Vechen omer, e dice il verso, Abonavo nivimcha, vechecha ishtachavot echarza. Vedremo forse io, mia madre e tua madre, i tuoi fratelli, a inginocchiarsi di fronte a te. E qui Arza si riferisce a inginocchiamento, scusi, a prostrazione per terra, completamente, stendendo le mani e i piedi. Terminiamo qui e che ci benedica.